Da Udine un cordiale saluto a tutti, da Osvaldo Bevilacqua. Siamo a Piazza della Libertà, come qualcuno sostiene, la piazza più veneziana dopo Piazza San Marco. Un altro angolo di Udine da scoprire, il palazzo patriarcale del Cinquecento, restaurato nelle forme attuali nel Settecento. In questa sala gli affreschi di Giambattista Tiepolo. Iniziò a lavorare a Udine proprio con il palazzo patriarcale. Ora vedremo come visitarlo, quando visitarlo, ma a proposito di visite vogliamo parlarvi di una iniziativa interessante. Prima salutiamo il gruppo madrigalistico udinese. Allora, quando è visitabile il palazzo patriarcale? Il palazzo patriarcale è visitabile durante le ore di apertura, dalle 10 del mattino a mezzogiorno, dalle 3:30 alle 6:30 del pomeriggio. Parlavamo di visite guidate un po' particolari. Sì, le visite guidate a tema, fatte da Itinerari, associazione guide per il Friuli Venezia Giulia. Ecco, di che cosa si tratta? Quando noi facciamo visitare il castello e le carceri del castello, parliamo dei numerosi detenuti, uomini illustri e non, che sono passati attraverso queste carceri. Voi fate anche rivivere certe atmosfere. Sì, facciamo rivivere certe atmosfere grazie alla presenza di attori, cantanti e musicisti. Infatti abbiamo visto il gruppo madrigalistico, sì, udinese, che può capitare di incontrare magari durante una le nostre visite. Sì. Bisogna prenotarsi per visite guidate di gruppo, naturalmente? Sì, naturalmente bisogna prenotarsi per qualsiasi tipo di visita in Friuli Venezia Giulia, anche per le visite tradizionali, quelle che si prenotano per andare a vedere un luogo d'arte come Aquileia, Cividale, non solo Udine, ma in particolar modo per queste, perché richiedono l'intervento di artisti vari. Quanto costa una visita guidata mediamente? La visita guidata mediamente costa 250.000 lire per la mattina all'ordo delle tasse, cioè è il costo totale. Però per queste visite a tema, con l'intervento di artisti, ovviamente il costo... C'è un incremento. Sì, sì, e dipende dal numero degli artisti che lavorano. Grazie, buon lavoro. E noi adesso vi portiamo a scoprire i dintorni di Udine, un itinerario vario, quindi prendete appunti.